Raffaella di Rea d'Italia Nostra e siamo qui a presentare questa iniziativa che è rivolta a tutta la città ovviamente, sui temi che per il momento abbiamo individuato come fondamentali per avviare un dibattito costruttivo, civile, in una città che ci sembra abbia un po' perso l'abitudine di riflettere su se stessa e sulle proprie logiche. È un tentativo appunto di far partire un dibattito collettivo sui temi individuati, ma anche su temi eventualmente successivamente individuati da noi e da tutti coloro che vorranno partecipare a questa avventura di dibattito, forti della collaborazione dell'Archivio di Stato, che non solo ospita l'iniziativa ma come partner ne diventa protagonista, come luogo e come simbolo culturale della città. È il vero simbolo culturale di questa città e della sua memoria, da cui dobbiamo partire per costruire il nostro futuro. Abbiamo avuto delle importanti adesioni di illustri personalità del mondo della cultura, della politica nazionale. Con noi ci saranno Tommaso Montanari, Aurelio Musi, Aldo Masullo, Isaia Sales, Nino Daniele, l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, i consiglieri comunali di opposizione, professori che si occupano di inquinamento delle acque, operatori che si sono occupati dell'economia del porto, della qualificazione delle spiagge, dell'inquinamento del mare, per cui ci occuperemo di tutta una serie di temi da qui a maggio e infine anche con l'informazione, auspicando un'informazione libera e meno condizionata dal potere politico. Cosa ci resta è il titolo che vuole essere, come dice, un punto di domanda su quelle che sono state le politiche in questo territorio, Salerno, ma non solo, anche diciamo parte della sua provincia, negli ultimi 30 anni, che sono state politiche monodirezionali, nel senso che hanno avuto un'unica forza politica che le ha determinate. Noi vogliamo analizzare in maniera serena, tranquilla, in questi settori che Luciana Libero prima ha spiegato in maniera chiara, quelli che sono gli effetti di queste politiche e come si può ripartire in futuro sempre su questi aspetti. Per cui sono 7 incontri che vedranno la partecipazione di personalità dei relativi settori, ambiente, risorse, cultura, democrazia, politica, per dare una visione possibilmente nuova a quello che è il futuro di questo territorio. Tutti questi argomenti che si presenteranno e che tratteremo non riguardano soltanto la città di Salerno, che sicuramente è il capoluogo e influenza tutto il territorio salernitano. Io vengo da Ponte Cagnano e il confine con Salerno crea molti problemi, ma non soltanto dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Per cui gli argomenti si partirà da Salerno, ma saranno estesi a tutta la provincia e in particolare alla Piana del Sele, dove ci sono problematiche serie di inquinamento, di difesa della costa e anche di sviluppo economico.